Il carro funebre che ha trasportato il feretro di Silvio Berlusconi, partito dalla villa dell'ex premier ad Arcore, è arrivato davanti alla cattedrale accolto dagli applausi. Lungo il percorso di circa 30 chilometri la circolazione stradale è stata bloccata. Un picchetto d'onore gli ha reso omaggio sul sagrato del Duomo. La commozione ha avvolto la famiglia di Berlusconi non appena il feretro dell'ex premier è arrivato davanti all'altare. In lacrime la primogenita Marina, la compagna Marta Fascina e il figlio Pier Silvio. In seconda fila l'ex moglie Veronica Lario. Ai funerali di stato di Silvio Berlusconi a Milano, tanti esponenti politici e volti noti della televisione e dello spettacolo. Presente anche la delegazione del PD e la segretaria Elly Schlein. La piazza intona l'inno di Mameli all'uscita del feretro di Silvio Berlusconi, partiti anche diversi cori. Decine di persone affacciate a balconi e finestre. La famiglia Berlusconi ha ringraziato con ripetuti gesti le persone accorse in piazza per seguire i funerali. La salma di Silvio Berlusconi sarà cremata nel tempio crematorio valenziano Pantarei, in provincia di Alessandria. Il feretro dovrebbe essere poi riportato nella cappella di famiglia ad Arcore, dove sono stati celebrati i funerali di Mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta. Cata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze da sabato 10 giugno, a dire che sarebbe stata portata via da un uomo, è stata proprio una bambina di 3 anni. La piccola lo avrebbe riferito al padre, che poi lo ha raccontato agli inquirenti, che si occupano del caso della bambina scomparsa. Lo si apprende dagli inquirenti che, si spiega, non vogliono tralasciare alcuna pista. Sarebbe stata questa testimonianza a indirizzare i controlli scattati ieri pomeriggio nello stabile, a fianco di quello occupato e in quest'ultimo. Intanto i PM hanno ascoltato alcuni dei minori che vivono nello stabile occupato a Firenze, tra cui il fratello maggiore di Cata, di 8 anni. Ne è emerso che i bambini avevano l'attitudine di giocare anche nella parte di edificio sul retro, dove non sono puntate telecamere di sicurezza, a differenza del cancello principale. Alcuni occupanti hanno infine detto che Cata potrebbe essere stata rapita per vendicare uno stupro di una ragazza peruviana di 15 anni che sarebbe avvenuto lo scorso febbraio. Intanto è stato scarcerato il padre di Cata. L'uomo, recluso per furto e utilizzo indebito di carte di credito, è stato scarcerato per stare vicino alla famiglia. Lo riferisce il suo legale. Addio, un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, l'ultimo sul profilo Facebook di Simona Lidulli, la donna trovata morta ieri nella sua abitazione nel quartiere Ardeatino a Roma, raggiunta da un colpo di arma da fuoco. Nel profilo del compagno, Valerio Savino, un altro post che preannuncia la disgrazia. Addio amici tutti, la mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. L'uomo è stato trovato morto all'interno della sua auto in un parcheggio di un centro commerciale. Le indagini, coordinate dal sostituto della Procura di Roma Michele Prestipino, dopo un'iniziativa incertezza virano verso il suicidio condiviso. Scelta tragica forse per la malattia di uno dei due. Una duplice morte annunciata in diretta sui social, di fronte a un pubblico di utenti, amici e parenti impotente. Si era sdraiato con l'asciugamano da bagno insieme alla nipote, nell'ombra a ridosso di un costone sulla spiaggia, in località Batoggia alla Maddalena. Il turista piemontese di 58 anni, travolto e ucciso da un grosso masso di granito staccatosi dalla parete rocciosa. L'uomo si trovava in vacanza nell'isola da alcuni giorni, in compagnia della nipote di 8 anni, che le era stata affidata dai genitori. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata proprio lei, arrampicandosi sulla scogliera o saltando da una roccia all'altra, per gioco, ad aver causato la frana. A tentare di ricostruire quanto accaduto ieri intorno alle 13 sono i carabinieri, tra i primi ad arrivare sulla spiaggia insieme ai medici del 118 e ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa 2 ore prima di riuscire ad estrarre l'uomo da sotto il masso. I militari dell'arma dovranno accertare le condizioni del costone, capire se era in sicurezza e appurare le cause esatte del crollo. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della Balocco Industria Dolciaria per presunta pratica commerciale scorretta in relazione all'iniziativa commerciale Chiara Ferragni e Balocco Insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino, promossa tra novembre e dicembre 2022. Secondo l'antitrust, il modo in cui veniva presentata l'iniziativa poteva indurre in errore i consumatori, i quali potevano pensare di contribuire alla donazione in favore dell'ospedale. La società aveva invece già deciso l'ammontare a prescindere dall'andamento delle vendite del prodotto.